E ci siamo amici biscotti, io sono Andrea Re, benvenuti sul mio canale, benvenuti su Dragon Quest Builders 2. È da un bel po' che non apro questo gioco, è dal 5 che non apro questo gioco e oggi è il 22. Sono più di 2 settimane. Oh, quest'isola è piuttosto strana, che ne pensi Andrea Oreo? Sì dai, non c'è male, gli alberi sono tutti spogli, la terra è viscida e schifosa. Ok, lei è un po' staz, come ne dicono qua dalle mie parti. Beh, io lì vedo dei cavoli, no, cosa sono? Delle carote? Delle erbe secche? Ma che cavolo è questo? Che cosa? È vero, cos'è quel coso rosa? Qui gatta ci cova. Comunque, fatemi finire quest'intro, perché sennò non inizio mai il video. Allora, benvenuti in questo video, Dragon Quest Builders 2, è da un bel po' che non gioca questo gioco e... Avevo già detto tutto? A quanto pare sì. Perciò direi di fiondarci immediatamente su questa avventura, su questo fantastico gioco. Credo che sia una specie di frutto. Non sembra un frutto. Io fossi in te non lo toccherei. Ecco appunto. Ah, che babbo che è. Quello subito mi è esploso in faccia. Cosa è successo? È un frutto esplosivo, è tipo piccanterrimo. Ok, diciamo che parte già una sfida, parte già una grande sfida per noi. Sì, per le ossa va bene, va bene. Sì, penso che ignorerò un pelino di più quello che dicono. Cioè, nel senso, io naturalmente me lo leggo. Questo cos'è? Voglio raccoglierlo. Sono... Cos'è? Erba secca. Utile, utile. Così ci possiamo fare un giaciglio, se non sbaglio, anche perché effettivamente lì c'è qualcuno di nuovo e un lettuccio in più non ci fa schifo. Questo cos'è? Un libricino? Lo posso leggere? Altra roba da leggere. Questo mi sa che lo leggo off camera, in modo tale da non appesantire troppo il video. A proposito, che figata quel mostro! Che figo figata! Comunque, sì, pensavo di ignorare un pelo di più quello che dicono, per il semplice fatto che comunque appesantisce un po'. Aiaia! Appesantisce un po', appesantisce che essere romagnolo, anche se non sono romagnolo, appesantisce un po' il video ed è una faticaccia, soprattutto perché faccio fatica a leggere su questo schermo e non mi ricordo più dove dovevo andare, ok, di là, e perciò preferisco ignorarli. Preferisco omettere un po' di cosucce più... Pur di, ok, far venire qualcosa di un po' più di qualità. Ok, non come adesso che sono concentrato a combattere ed è un caldo della malora oggi. Perché mi sono messo una maglietta? Potevo stare nudo come mamma mi ha fatto. Invece no, per il bene di questo gameplay mi sono dovuto mettere una magliettina. Grande, il 5 dell'amicizia. Qualche informazione della... Aspetta, come fa a sapere come si... Ah, signorina Gridolina è tipo un soprannome, ok. Non c'era arrivato, però effettivamente signorina Gridolino è quasi un bel soprannome. Quasi quasi potremmo chiamarla così. E vediamo cosa da dirci. No, abbiamo già sconfitto tutti, siamo veramente fighissimi. Anche perché lui effettivamente ha una mazza che ammazza. Ok, sto iniziando a sudare per chi fosse interessato alla cosa. Madonna mia, 30 gradi all'ombra ed è notte. Come si fa? Oh, ma che figa. Come faccio? Ok, che figa, gli occhialetti tondi da secchiona. E sembra tipo vestita da Zorro. Non so se avete presente uno dei primi vestiti di Zorro, quella con quel cinturone beige. Non mi ricordo benissimo. Lui è male l'apprendista questo. Ok, sì. Non so se vi ricordate. Magari vi metto qualche immagine qua sotto per farvi vedere un po' di similitudine. Naturalmente non era un mio video se non mi sbagliavo in qualcosa. E in questo caso su un personaggio famosissimo di One Piece. Eccovi qui l'immagine dettagliata di quello che avevo in mente. Ok, siamo stati fortunati a incontrarci. Ma... perché siamo stati così fortunati? Ok, lei ha una fattoria e dobbiamo parlare, dobbiamo andare dove? Ah, ok, dobbiamo seguirla. È diventato un inseguimento, tipo un poliziesco. Dovrei mettere tipo la canzoncina di Squadra Speciale Cobra 11 qua sotto.
Ottobre 31. Porca miseria, non me lo ricordo mica più. Ah, ho passato i secoli a guardare quella serie TV. Di, penso, tedesca? Russa? Non ho mai capito bene. Ungherese? Non ho mai capito bene di che nazionalità sono, anche perché effettivamente la guardavo giusto mentre mangiavo e non è che ci davo più di tanta importanza. Comunque, tizia, siamo arrivati. Oh, effettivamente. Oh, ma c'è altra gente lì. Parliamo con lei. La fattoria Campo Solco. Bel nome, bel nome. Un po' troppo somigliante a Campo. Campo Sacro, però va bene. Ma no, dai, gli ho appena fatto i complimenti. Perché ti devi abbattere così? Ok, c'erano fiori e piante, va bene. Vabbè, era un mega giardinone questo un tempo. A quanto pare i mostri hanno preso il sopravvento. Ognuno di noi... vedo due testoline lì dietro. Uno arancione e uno... Non capisco che pettinatura abbia, tipo afro... Afro molto regolato. No, non dimmi che parla anche in modo strano. Ci metto sempre mezz'ora a capire, a decifrare quello che dicono. Ah, la dura vita del youtubers. È vero, chissà perché poi quei cosi esplodono. Petronio e Bertoldo. Bertoldo, che figo come nome. Bertoldo. Sì che stanno bene, dai, l'abbiamo visto nella scena di gioco. Intanto prendo le erbette. Poverini, dai. Io ho tante alghe da condividere, anche degli schifocosi che non mi ricordo effettivamente come si chiamano. Va bene, ok, lui è Andreu Reo e lui è Marridotto, dai. Cacchio, ma si chiacchiera un sacco in questo gioco. Si chiacchiera veramente un sacco e inizia a far fatica a leggere e intrattenere, se questo si può chiamarlo intrattenere allo stesso tempo. Ok, mi sa che ho dovuto mutare un attimo perché ho tirato un mega pugno al microfono e mi sa che ha fatto un bel po' di vibrazione. Ok. Non è perduta, dai, ci siamo io con il mio bastoncino e lui con il suo bastoncione. Sembra quasi qualcosa di sessuale, però non era questo quello che volevo dire. C'ho un gatto fra i piedi. Sì che sei la migliore, con il mio aiuto diventerai il migliore. Non sono quel tipo di dottore, sta degenerando la cosa, sta un bel po' degenerando. Va bene, dai, ti dobbiamo aiutare a diventare una grande apicoltrice. Apicoltrice poi? Ma sì che ti aiutiamo. Com'è? Per la gnagna questo è altro, no, scherzo. Perché effettivamente mi piace come design, questo tutto rosa, verde... Mi piace un sacco. Poi effettivamente se ci dà del cibo gratis... not bad. Not bad. Ok, non ho capito bene cosa dobbiamo fare. Ok, sta pensando. Il bidet. Ha inventato il bidet. Non siamo un popolo francese. Ah no, lo spaventapasseri. Dobbiamo costruire uno spaventapasseri. E com'è che si faceva vedere? Oggetti... No. Non vedo lo spaventapasseri. Non vedo come si può fare lo spaventapasseri. Ah, ok, devo parlare con lei prima, ok. Tutti sapranno che si trova il nostro campo. Dovremmo mettere... Sì, dai, va benissimo, dai. Fatemi costruire, fatemi un po' giocare. Perché c'è una porta lì con un buco a lato? Che utilità? Ma, che cosa strana. Una corda del legno. Ok, solo corda e legno. Dai, potrebbe essere quasi facile. Allora, la corda come la ottengo? Che non mi ricordo effettivamente. L'erba secca ce l'ho, mi serve la corda del legno. Allora, il legno è facile trovarlo, ce n'è in abbondanza, però non volevo abbattere questo uno un po' più lontano.
Quello fa schifo. Questo mi sa che sarà il nostro primo albero da abbattere. E mi sa di no, mi sa che non possiamo ancora abbattere gli alberi. Ah no, non dirmi che dobbiamo cercare tipo i legnetti per strada. E io se faccio la zozzata. Dite che questo è legno? Ah, aspetta, ma forse. Ok, sono un babbo. Forse dovevo usare il martello e non la mazzetta per abbattere l'albero. Ok, ritorniamo dall'albero, vediamo se questo. Oh sì, questo si abbatte. Allora, anche l'albero in teoria. Ok, perfetto. Ne abbiamo tre, non mi ricordo quanto ce ne serviva. Questo potrebbe essere un problema. No, no, dai. In qualche modo troveremo la soluzione. Ed effettivamente non abbiamo neanche nulla da mangiare. Cioè, non ho capito perché io ci metto 50 anni a battere un misero alberello e lui con un colpo fa fuori anche la mamma. Ok, di qua scappiamo. E dove potremmo trovare la corda? Fatemi pensare, forse da questi? Ok, perfetto, perfetto. L'edra diventa corda. Se non sbaglio nel gioco vecchio tipo dovevi togliere l'edra, prendere l'edra e farla diventare. E farla diventare corda. C'era tutto un passaggio intermedio, l'hanno tolto, dai. Così si è un po' più veloce effettivamente. Ok, spaventapasseri, costruiamone uno. Abbiamo lo spaventapasseri, zapparà tutto attorno. Ah, ottimo. Allora, io direi di metterlo qui. No, posizione con questo. Non mi ricordo neanche più i tasti. È da troppo tempo che è brutto spaventapasseri. Però effettivamente uno spaventapasseri non deve essere bello, ma deve essere brutto e incutere terrore. Un po' come Fiddlestick di LOL. Ok, devi zappare o devo zappare io? Ah no, ci pensa lei. No, dobbiamo attendere 50 anni che lei zappi tutto. Ok, mi sa che accelero il video. Ok, è uscito un cuoricino. Cosa mi dà il cuoricino? Una stramberia. Ma che what? Aspetta, non ho capito perché. Cos'era quella roba? E tu l'hai raccolto. Che schifo. Cioè, nel senso, fa un po' schifo effettivamente la cosa. Fortuna che non sono marroni quei cosi. Perché sennò. Coprofagia? Ecco, coprofagia la mania di mangiare la. I defecamenti? Non mi ricordo effettivamente. Scrivetemelo nei commenti. Come si chiama quella malattia mentale, se possiamo chiamarla così, effettivamente. Penso di sì. Che ti porta a mangiare le tue feci. O anche le feci degli altri. Effettivamente non so se si mangiano anche le feci degli altri. Dovrei studiare la cosa. Dovrei effettivamente studiare la cosa. Tanto togliamo un po' di schifo qua attorno perché appena possiamo, mi sa che lo abbellisco perché effettivamente non mi piace un campo di grano così spoglio. Oh, ha finito, ha finito. Oh, mega, mega cuoricini. Non è che si sta innamorando di me. Di nulla, di nulla, don't preoccupas. Sì, sono un costruttore, sono fortissimo e ho i capelli alla Goku. Potevo farli effettivamente azzurri. Sì, azzurri. Sì, no, sì, azzurri. Così sarò nella mia modalità super. Ultra istinto, ultra istinto. Lei è in modalità ultra istinta, effettivamente. Abbiamo fatto tutto, siamo stati veramente bravi. Direi di fare un'altra missione e poi magari terminare qui il gameplay. Ok, dimmi cosa fare e io lo faccio. Dobbiamo piantare i semi. Aspetta, perché te hai zappato e io devo piantare i semi? Perché non potevi fare tutto te subito? Nel senso, zappa e metti, oppure ci coordinavamo e tu zappavi e io mettevo subito. Va bene. Ah, ok, perché devi avere la precisione del mettere seme, perché se lo metti un po' più a destra, un po' più a sinistra, naturalmente il seme non cresce e direi di iniziare subito con questo nostro primo semino. Vedete che precisione, che mano ferma nel mettere un seme. Fortuna che
non sono un agricoltore e di ste cose non ne capisco perché sennò... Ok, abbiamo anche seminato tutto. Direi che facciamo un'altra missione, visto che questa è stata un bel po' corta. Di poter lavorare la terra. Ok, completata anche questa. Siamo bravissimi. GG per noi. Ed ecco i nostri cuoricini. Sì, ho il gatto che fa casino qua sotto. Perché ha deciso di giocare con i miei piedi. Cosa c'è lì? Cosa c'è lì di misterioso? Ah... Ci serve anche l'acquetta, effettivamente. Dobbiamo anche irrigarli questi campi. Fatemi pensare. Scrivi sul tuo librino. Che poi effettivamente abbiamo anche i superpoteri del volo, vedendo la scena così da... con un occhio esterno, se così possiamo dire. Allora, dobbiamo fare un bacino. Suolo infetto... Blocchi da distruggere, non l'ho capito, le passo a mio marito. Ah sì, va bene, siamo bravissimi. Ah, ci serve del suolo infetto, ok. Mi sa che vado prima a raccogliere le risorse e poi a effettivamente a mangiare. Perché effettivamente ho fame e intanto raccogliamo risorse, F. Ok, abbiamo due di suolo infetto. Non ci dice quanti materiali siamo e quanti ce ne servono ancora. Cioè, nel senso, non abbiamo un conto alla rovescio, un che ne so. Mi sa che raccolgo solo le alghe, perché effettivamente il cuocere quelle conchiglie è un po' tedioso. Cos'è sto rumore? Non capisco se è il gioco o sono io. Nel dubbio, chi se ne frega. Allora, questo penso che sia... Sì, basta abbattere un po' di terra. Madonna, quanto amo distruggere. Poi se non sbaglio, nel primo c'era tipo la super mossa che se tenevi premuto, tipo te la caricava e spaccavi tutto quello che c'era attorno. Che figata, che figo figata. Allora, come facevo a vedere il coso... Ok, con la Z. Allora, dobbiamo piazzare un po' di blocchi infetti. Allora, ok, perfetto, 2. Che poi perché il blocco infetto? Cioè, che schifo. Olè, sono un abile costruttore. E non volevo abbattere... Abbatto io... Inizia ad avere un po' sete. Non volevo abbattere la terra tutto intorno a noi. Volevo cercarla un po' più distante, in modo tale da non deturpare il paesaggio. Perciò direi che questa collinettina fa proprio al caso nostro. Ok. Non so a quanto sono, perciò continuiamo un po' a distruggere. Intanto vi parlo un po' delle mie cose, del canale. Solito discorso, tappa buchi, tappa orifizi. Come sta andando il canale? Bene, nel senso, ho ripreso un po' la voglia di giocare, di parlare, di fare cose, fare video. Anche di sudare a quanto pare, maremma, che caldo. Ed effettivamente i risultati ci sono? Non saprei dirlo, perché non dico che non ci guardo, ma ignoro abbastanza le visualizzazioni. Cioè, nel senso, guardo molto di più il tempo di visualizzazione che... Perché effettivamente nella mia testa lo preferisco perché mi fa dire, beh, c'è gente che mi ascolta. Invece posso avere anche 1 miliardo di visualizzazioni che se vedono solo tipo 2 minuti di video, dico, però effettivamente non dà così soddisfazione come vorrei. Ok, continuiamo a costruire. Completo? Aspetta che ne voglio mettere uno. Ok, così posso andarci anche dentro. Poi cos'è che mi serve? Suolo infetto fatto, totale... Ah, dobbiamo distruggere il blocchetto... Ah, che figata! Dobbiamo abbattere questo blocco. 3, 2, 1, let's go, amici! Yeah, baby! Siamo stati bravissimi e adesso abbiamo l'acquetta. Cioè, lui è venuto da lì in fondo solo per darci un 5. Lui sì, che è un vero amico. Mica come la tizia della scorsa isola che effettivamente voleva solo il cibo. La magia dell'acqua.
Comunque, direi che con questa fantastica scoperta io vi lascio qui. Vi chiedo i soliti like e le solite iscrizioni per supportarmi e farmi venire quel brividino del "oh, un nuovo iscritto". Parliamo subito con questo nuovo amicone, perché sì, avendo pochi iscritti tengo ad ognuno di voi. Comunque, facciamo un minimo di zoom e direi che ci vediamo al prossimo episodio e ciao ciaone amici biscottoni.